Ben ritrovati. Oggi faremo insieme i cannelloni con le crepe. Mia madre li preparava così e oggi io voglio proporvelo a voi e vi garantisco che sono buonissimi. Tra l'altro, questa ricetta possiamo definirla una ricetta comoda perché possiamo preparare sia il ragù che le crepe il giorno prima e poi il giorno successivo assembliamo il tutto e portiamo a cottura. Io ho quasi tutto pronto, quasi, perché ho soltanto pronto quello che mi servirà adesso per il soffritto, per il ragù, e quindi andiamo al video. Allora, per prima cosa andiamo a grattugiare le carote e la cipolla. Io metterò 5 carote e una cipolla. Bene, adesso andiamo a fare il soffritto per il ragù. Quindi accendiamo fiamma media e mettiamo un giro di olio d'oliva. Mettiamo le carote e la cipolla. Facciamo insaporire per un minuto e poi aggiungiamo un chilo di tritato e lo andiamo a sganciare in questo modo. Abbassiamo anche la fiamma. Metto anche dei piselli così un po' ad occhio. Adesso aggiungiamo le spezie per dare ancora più sapore, e quindi pepe, cannella, a me piace tanto, e noce moscate. Anche in questo caso io le adoro. Ed il sale. Il sale ovviamente è in base ai propri gusti. Adesso versiamo mezzo bicchiere di vino, bianco o rosso è indifferente, e facciamo evaporare. Dopo che il vino si sarà evaporato, abbiamo due alternative: o aggiungere la salsa oppure aggiungere il concentrato di pomodoro. Se aggiungete la salsa, circa una bottiglia di 750 ml, dovete attendere che si asciughi, perché comunque dobbiamo ottenere un ripieno molto sodo. Se invece come me utilizzerete il concentrato di pomodoro, accorceremo i tempi di cottura perché avremo già un bel ripieno sodo. E questo è un trucchetto che mi ha consigliato una mia cara amica. Lei fa spesso i cannelloni e io seguirò il suo consiglio. Ecco, la base alcolica è evaporata. E adesso andiamo a mettere il concentrato di pomodoro. Io ne metto un altro po' perché lo gradiamo più rosso. Ecco, vedete, deve essere bello asciutto, in modo tale che poi quando sarà freddo o quantomeno intiepidito possiamo poi metterlo sulle crepe senza che ci sia la fuoriuscita di liquidi. Allora, mettiamo il ragù da parte e lo lasciamo raffreddare o intiepidire. Adesso prepariamo un po' di sugo. Ci servirà sia per la base, dove poi adageremo i cannelloni, e per la copertura. In un pentolino ho tagliuzzato un po' di cipolla e uno spicchio di aglio. Accendiamo e versiamo un po' d'olio d'oliva. Aggiungiamo la salsa. Se fate la dose intera come me, metteremo circa 1,5 litri di salsa. Anche in questo caso mettiamo le spezie, quindi pepe, cannella e noci moscate. Aggiustiamo di sale secondo i propri gusti e poi io, per gusto personale, aggiungo anche 2 cucchiaini di zucchero, ma se a voi non piace potete non metterlo. Facciamo cucinare il tutto per 10-15 minuti. Adesso invece è arrivato il momento di preparare la pastella per le crepe. Io farò la dose intera perché avrò ospiti e usciranno circa 40 crepe, ma voi in base alle vostre esigenze potete sia dimezzare ma anche aumentare le dosi. Infatti ho già
preparato 8 uova intere, poi ci servirà un litro di latte a temperatura ambiente, 400 g di farina 00 e poi per ultimo un po' di sale, sempre in base ai propri gusti. Quindi andiamo a preparare la pastella per le crepe. Allora, intanto per prima cosa andiamo a sbattere le uova con una frusta a mano. Aggiungiamo il latte, un po' di sale. Non esageriamo, altrimenti verranno salate. Alla fine c'è anche il ragù che dà sapore. E adesso andiamo a mettere la farina. Dobbiamo metterla un po' per volta. Io la setaccio. E dopo la pastella prepariamo le crepe. Utilizzeremo una padellina con un diametro di circa 15 centimetri e ogni qualvolta verseremo la pastella al suo interno, vi consiglio di andarla ad ungere. Io utilizzerò olio d'oliva, bagnerò un tovagliolino e poi lo vado a sofinare nella padella. Andiamo a vedere come si fa. Intanto accendiamo, andiamo a ungere tutta la padella e cominciamo a versare un mestolo, un piccolo mestolo di pastella. Ci accorgeremo che la crepe è pronta per essere capovolta perché i bordi, come vedete, si stanno dorando oltre che a sollevarsi e quindi capovolgiamo. Ci vorranno pochi secondi per ogni lato. Quindi ungiamo nuovamente e versiamo la pastella. E procediamo così fino al termine di tutta la pastella. E adesso che abbiamo tutto pronto, non ci rimane che dare forma ai nostri squisitissimi cannelloni con le crepe. Ma prima voglio ringraziare a chi continua a supportare il mio canale con i like, con i commenti e a chi avrà voglia di iscriversi. Per voi è gratis, per me è la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro. Grazie! Per prima cosa andiamo a mettere uno strato di salsa che abbiamo preparato precedentemente. Prepariamo quindi i cannelloni. Mettiamo 2 cucchiai di ragù. Io metto anche un po' di mozzarella grattugiata per avere un risultato più filante. E quindi andiamo ad arrotolare. Ecco, e adagiamo nella teglia. Mettiamo un altro strato di salsa. Una bella spolverata di formaggio grattugiato, io uso il pecorino romano. E i nostri cannelloni sono pronti per la cottura e dato che praticamente è tutto già cotto, la cottura sarà breve e quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti. Poi faremo 5 minuti di grill, giusto il tempo per la doratura. Pronti per essere gustati! E come sempre non può mancare la fotoricordo e quindi un selfie con un salato fatto a casa. Morbidi e squisitissimi, vi garantisco che farete davvero un bel figurone, piaceranno a tutti. Intanto grazie cari amici per la visione di questo video, noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!